Con molto piacere oggi stiamo facendo insieme con l'Associazione Nuovi Castelli Romani questo convegno in questo prestigioso posto dell'Abbazia di San Nilo che riguarda il diabete e le sue complicanze. La malattia diabetica è una patologia molto frequente nel nostro paese, è tanto vero che sta diventando e assumendo gli aspetti di una pandemia. L'aumento della glicemia non è solamente un valore di laboratorio, ma rappresenta una vera e propria malattia. Questi pazienti possono avere nel tempo delle complicanze strutturali dell'organismo che vanno dal microcircolo al macrocircolo e alla neuropatia, per non parlare poi delle infezioni sovrapposte che sono molto frequenti in questi pazienti. Per quanto riguarda la microcircolazione, e ci saranno due colleghi che ne parleranno, la professoressa Pacella e il dottor Di Lullo, che parleranno della retinopatia diabetica e della nefropatia diabetica. Per quanto concerne la macroangiopatia diabetica, il professor Petramala parlerà delle complicanze che possono essere determinate dall'alterazione del grosso circolo, per cui le malattie delle coronarie, le malattie delle arterie cerebrali, l'infarto acuto del miocardio, l'ictus cerebrale. Poi ci sarà una novità che è rappresentata dalla patologia del paradonto, per cui le paradontiti e le perimplantiti, per cui una patologia prettamente odontoiatrica che negli ultimi tempi, insieme con i colleghi della clinica odontoiatrica, abbiamo ben studiato. Abbiamo pubblicato diversi lavori scientifici in cui abbiamo dimostrato che la paradontite e la perimplantite possono essere espressioni della malattia diabetica e viceversa la malattia diabetica viene a determinare quella che volgarmente si chiama la piorrea, cioè un danno a livello dei denti per cui poi i denti cadono. Si viene a creare uno stato infiammatorio, infettivo e questo provoca poi delle alterazioni a livello dell'apparato cardiocircolatorio. L'ultima relazione sarà fatta dalla professoressa Schomer, professore associato di cardiologia della Sapienza, che parlerà come la medicina di genere, cioè per cui la diversità uomo e donna, hanno un approccio diverso rispetto alla malattia diabetica. Essere donna e essere uomo non è la stessa identica cosa. Le donne si ammalano molto di più delle patologie cardiovascolari e oggigiorno muoiono di più di questa patologia. Pertanto il convegno che è stato organizzato presso l'Abbazia di San Nilo è un convegno che tratterà questa tematica estremamente importante e sicuramente sarà di successo.